prova la giocata nello spazio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Soltanto rimessa laterale qui. Otamendi. Marchisio. Fernando. Prova un traversone dalla tre quarti. Fallo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Occhio, sembra che si sia fatto male. Dani Alves. Palla larga in profondità. La gioca bassa. C'è la palla lunga in avanti. Matuidi. Vuole la profondità. Prova la giocata di misura. Si libera la grande. Conclusione. È un grande riflesso qui. Tiro davvero da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Matuidi. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Sergio Ramos. Cambia gioco. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol. E ovviamente tutto è ancora possibile. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. Cross di Neymar. Prova la volée. C'è spazio per calciare. Se ne va. Matuidi con il lancio in avanti. Mohamed Salah. E passa. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile. Arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. Dani Alves. Cross verso il centro. Prova a salire in aria. Il pallone è dentro. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E ora ci sono 2 gol a dividere le squadre. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Marchisio cerca di pescare il compagno là davanti. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Ma non credi stiano un po' esagerando con i falli? Va bene l'intensità agonistica, ma qui mi sembra che superino spesso il limite. Secondo me ultimamente stanno superando il limite. Troppi falli e non va bene così. L'allenatore deve dare una regolata ai suoi uomini. La mette sulla sinistra. Ecco Maradona. Prova il filtrante. Cerca spazio. Dunque, rimessa laterale. La mette dentro. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Tocco prudente al portiere. Matuidi. Prova la giocata nello spazio. Costa di forza. Hanno provato a farsi avanti con un'azione prolungata, restano però a mani vuote.
vuole la profondità, ha la possibilità di andare verso la porta, prova il filtrante. Mohamed Salah ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Vuole la profondità, prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio, prova a verticalizzare. Sergio Ramos ha fatto buona guardia. Otamendi, Daniel Alves prova a crossare da tre quarti, prova il filtrante, passaggio in avanti nello spazio, se ne va, cerca il tiro, prova ancora, non si fermano più, ancora segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Otamendi. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E c'è una bella differenza tra spezzare il ritmo degli avversari e giocare in modo duro, senza criterio, come stanno facendo loro. Commettono troppi falli inutili, Fabio. Se continuano così rischiano di essere presi di mira dall'arbitro e ricevere un sacco di cartellini. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Palla in profondità sulla fascia. Bale prova la giocata nello spazio. Sterling preferisce il retropassaggio. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Occhio al tiro, ottima giocata di Sterling. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Matuidi, bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Cerca spazio, prova la verticalizzazione. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Effettua un cross dalla tre quarti. Lassana Diarra prova la giocata nello spazio. Daniel Alves si fa trovare pronto in difesa. Daniel Alves prova a giocarla in profondità. Prova il filtrante. Attenzione al tiro. E c'è il gol. Gol meraviglioso. Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Arda Turan non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Occasione per il contropiede. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Poteva essere un contropiede interessante questo. Cerca peccato. Spazio. Salah si libera alla grande. Salah prova a crossare. Cristiano Ronaldo! Prova la giocata nello spazio. Montolivo. Vuole la profondità. Marchisio. Sergio Ramos. È
è tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato, creando da quelle zone del campo le situazioni più pericolose. Questa vittoria è nata da un ricorso sistematico al cross, Fabio. Hanno sfruttato molto bene le fasce, mettendo in mezzo molti palloni pericolosi. Gli avversari hanno perso perché non sono riusciti ad arginare i loro esterni. Siamo arrivati ai titoli di coda, grazie a Luca Marchegiani qui a fianco a me e buona prosecuzione di serata.